Hanno atteso i calciatori dopo la sconfitta nel derby con la rivale Cerignola. Erano armati di spranghe, petardi e fumogeni quando il pullman è arrivato nei pressi dello stadio Zaccheria. Lo hanno preso d'assalto. Momenti di tensione ieri sera a Foggia al rientro della squadra rossonera dopo il match d'andata dei playoff di Serie C giocato al Monterisi di Cerignola e terminato 4-1 per gli Ofantini. Un risultato che non è andato giù ad un gruppo di tifosi foggiani che hanno preparato un'accoglienza violenta per staff e calciatori al loro rientro in città. Lanci di fumogeni verso il pullman, petardi esplosi, mezzo preso a bastonate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre il bus del Foggia ha riportato alcuni danni. Un vetro del pullman, infatti, è stato infranto dal lancio dei fumogeni. Dopo diversi minuti di tensione, la squadra ha raggiunto un luogo sicuro, mentre i tifosi del Foggia si sono allontanati. Sull'episodio sta indagando la Polizia di Stato, che potrebbe acquisire i filmati delle telecamere di sicurezza della zona, oltre ai numerosi video circolati nelle ultime ore sui social. Non si escludono provvedimenti d'Aspo nei confronti dei tifosi violenti e intanto è già massima allerta in vista del match di ritorno che si giocherà lunedì 22 maggio allo stadio Zaccheria di Foggia. Si temono ancora momenti di tensione e guerriglia.